Mister ha detto in conferenza stampa: mi sono un po' rotto le scatole di concedere tutti questi gol a fronte di pochissime occasioni da rete concesse agli avversari. È così? Sì, mica gli dico una cosa e quindi ne dico un'altra. È così, è così. È così. Così gliel'ho fatta anche pesare ai ragazzi perché un po' facevo il difensore centrale quando giocavo, un po' perché tutte le squadre che ho avuto hanno sempre subito pochissimi gol e questo mi fa girare tanto le scatole perché buttiamo via una mole di lavoro di tutto il gruppo, di tutta la squadra. Per delle situazioni spesso purtroppo individuali e che abbiamo la necessità assoluta di correggere. Quindi massima attenzione, massima partecipazione nel lavoro quotidiano che ci deve portare a toglierci questa situazione negativa il più in fretta possibile. Arezzo viene da un grande secondo tempo a Lucca, mister, in cui ha rimesso in piedi il risultato, ha rischiato anche di vincere la partita. Questo può in qualche modo condizionare, tra virgolette, la formazione di domani, nel senso che le scelte dipenderanno anche da quel secondo tempo lì e eventualmente se le ha già fatte queste scelte. Sì, le scelte le ho già fatte, io ai ragazzi oggi ho già comunicato la formazione, quindi Quindi la possiamo dire a questo no, non ve la dico, questa volta non per correttezza nei confronti loro, ma perché non voglio anticipare niente anche, o agevolare in qualsiasi modo insomma, anche i nostri avversari. Però è chiaro che dobbiamo tenere in considerazione tutto, dobbiamo tenere in considerazione quando si scelgono gli interpreti con i quali iniziare una gara, si scelgono per quello che si vede durante la settimana, per quello che è stato fatto nella gara precedente, per equilibri che ci possono essere in campo, per centimetri che talvolta sono necessari per giocare contro un certo tipo di avversario. Quindi le valutazioni sono complesse, però è chiaro che teniamo conto anche della prestazione nella gara precedente, ma teniamo conto anche tanto del lavoro durante la settimana. Che avversario è proprio Piacenza, mister, dove può mettere in difficoltà l'Arezzo se c'è una caratteristica in particolare che ha studiato in questi giorni? Una squadra che ti concede pochissimo nella fase offensiva, si difendono in 11, dove i due attaccanti sono i primi a dare pressione, dove lo fanno spesso tutti e 11 nella loro metà campo e questo ci porterà ad avere poco spazi, dovremo essere bravi ad aver pazienza e tutte le volte che la palla arriverà ai tre o ai quattro davanti, dovremmo essere bravi a fare le difese preventive perché sono particolarmente insidiosi poi dopo tutte le volte che hanno la possibilità di conquistare palle e ripartire, sia che lo facciano con il portiere perché spesso velocizzano e ribaltano subito l'azione con la palla lunga calciata da Fumagalli sui due attaccanti o quando riescono a fare il break rubando palla in mezzo al campo. Un'altra arma grandissima che hanno, ce l'avevano anche l'anno scorso che erano nel nostro girone, sono le palle native a favore perché hanno tre giocatori vicini a 1,90 m e che hanno tanti chili e tanti centimetri che spesso quest'anno sono riusciti a sfruttare nelle situazioni sia di corner che di punizioni laterali. Quindi queste sono le situazioni che ci possono creare grandi, grandi problematiche, però d'altra parte abbiamo le armi e le qualità per poter scardinare questo avversario per poter metterlo in grandissima difficoltà, cercando di fare il possibile, come sempre, per portare a casa 3 punti. Grazie.